Ciao a tutti belle brutte e bentornati sul canale dell'ignoranza. Io sono Zeffo. E io sono Paco. Ma sai cosa? Oggi è un grande giorno. Oggi è il giorno che tutti aspettavano. Lo so. Il giorno in cui il Barolo la smette di fare tre hack in un giorno. Non mi riferivo decisamente a questo, però sai, non mi dispiacerebbe come cosa. No, cioè, quindi noi ci siamo riuniti tutti, sì. Abbiamo preso questo tavolo dal nulla, sì. L'abbiamo addobbato manco fosse l'albero di Natale dei poveri, sì. Avevo lo spumante in fresco, mi sono messo la cazzo di cravatta e io odio la cravatta. Quella me la sono messa anch'io. E la notizia che tutti stavano aspettando ancora non c'è. Sai, succede quando ti ritrovi un fanbase a cui puoi dare anche merda e monetizzarla. Ma non è quello che facciamo anche noi? No, fermo. Noi non è che creiamo hack in 2 ore, poi li mettiamo sul tubo e le monetizziamo. Ah no? No. Noi istruiamo su quali siano le hack migliori e peggiori. Ed è proprio per questo che oggi siamo qui. Cioè? Oggi, mio caro, sai cosa faremo di bello? Premieremo le peggiori e le migliori hack del 2016. Dobbiamo proprio. Beh, in effetti, sì. Ma non pensi che ci vogliono delle precisazioni giusto per evitare lamentele? Per forza, altrimenti poi arriva gente a dire non capiamo un cazzo, quello lì fa le hack più belle, quella che è più bella di quella che non è uscita nel 2016, quindi piccolo disclaimer, direi. Esattamente, e inoltre, se doveste comparire tra le hack più brutte, non lamentatevi. Prendetela più che altro come, non so, un modo per dire «Hey, la nostra hack fa schifo, miglioriamola!» Sì, e poi non è il caso proprio di prendersela per un hobby per cui non si viene nemmeno retribuiti, circa. Esattamente. Cosa c'è? Niente, stavo pensando a qualcuno. Ah, ok. Stronzate a parte. Come dicevo prima, se la vostra hack preferita non dovesse comparire in questo video è perché noi ne abbiamo preferite altre, solo questione di gusti, non mica è detto che quella hack faccia schifo, non sia bella o che so io. Poi come ha detto lui, non prendetevela se doveste comparire nelle hack più brutte. E infine, ma non meno importante, anche se nel video c'è scritto 2016, non ci saranno praticamente hack uscite nel 2016 a parte qualcuna, perché sono hack che abbiamo giocato nel 2016, non uscite nel 2016. Quindi finiamola, muoviamoci e iniziamo subito dalle migliori hack che abbiamo giocato nel 2016, perché noi sappiamo che siete qui solamente per le hack brutte. Quindi succate e guardatevi tutto il video per una volta. Molto bene, caro Paco, da dove cominciamo? Ma guarda, direi innanzitutto di partire dall'hack, la cui ambientazione ci ha veramente colpiti. Molto bene, allora chi abbiamo in gara? Allora, qui come dice la regia, dopo un bel po', ecco i nostri concorrenti. Abbiamo Pokémon Prism di Cool Boy Man, Pokémon Discovery di Lepag, Pokémon Life of Guardians di Destiny di Yagold, che tra l'altro ha già fatto anche Reign of Legends e Red Rescue Team, e Pokémon Gaia di Spherical Ice. Beh, infatti abbiamo qui della gente molto brava. Esattamente, abbiamo innanzitutto un hack GBC che ha riscosso comunque un successo mondiale, certo, stata chiusa, però il successo l'ha riscosso. Poi, un hack a introdurre per bene le mega evoluzioni, un hack dall'ambientazione veramente esotica, e inoltre una regione incredibilmente varia di Eva per quanto riguarda Life of Guardians. Esatto, e il primo premio sarebbe andato decisamente a mani basse a Discovery, se non fosse stato che quest'anno siano usciti Pokémon Sole e Luna, che insomma, avendoli giocati prima di aver fatto questo video, comunque di aver preso le hack da metterci dentro, ci ha, come dire, smorzato un po' l'entusiasmo. E per questo ci sentiamo di dare questo premio a Pokémon Life of Guardians, perché una regione così diversa e comunque dalle ambientazioni così varie come quella di Hiva, non è facile trovarne. Diciamo che ha stregato entrambi, che dici? Sì, decisamente. Bene, passiamo al prossimo premio, che dici? Premio, attenzione, tileset. Vediamo un po' che cosa abbiamo allora. Vediamo un po'. Abbiamo i concorrenti Pokémon Silver Legend di 090. Sei. Ciao Zeno. Ti salutiamo, un bacione.
Pokémon Light Platinum di Wesley FG, Pokémon Kirama Tail di Pierz e ancora Pokémon Discovery. Il bello è che abbiamo ben due archi italiani in gara. Ed è una cosa molto bella, in effetti. E beh, abbiamo ancora una volta Discovery, che è già la seconda nomination, che in effetti ci propone dei tileset bellissimi, ora che ci penso. Ma anche quelli di Kirama Tales, che sono quelli di Kaimoto Onian, che anche quelli non è che siano proprio brutti, anzi ci stanno tantissimo. Ottima scelta, indubbiamente. Esattamente. Ma abbiamo anche Kalis Project. Per quanto riguarda Silver Legend, certo. È bellissimo anche quello, uno dei migliori set che si possono trovare in circolazione. E abbiamo addirittura i tileset fatti direttamente dallo stesso creatore dell'Hack, e sono fatti veramente bene. Weasley FG infatti ha fatto moltissimi set che si possono trovare in giro e sono usatissimi. E direi che per questa ragione non possa che andare a lui questo premio. Quindi il primo tileset va a Weasley con Light Blood. Continuiamo in quarta con il premio per la miglior trama. Dunque, chi abbiamo qua? Ah, bene, abbiamo Pokémon Discovery ancora una volta, Pokémon Freedom episodio 1 di Lex 98, altra hack italiana, e Pokémon Snakewood di Cutlerin. Cazzo. Mi riesco di mai con i brutti ricordi di Italia del vecchio Let's Play del canale. Cosa ne pensi di Demon Belial? Grogu. No, è Brock fuso a Grogu. Ma ti rendi conto che tra l'altro è la terza nomination per Discovery? Cioè, allora, ci è veramente piaciuta questa hack? Sì, sì. Se ne avete la possibilità, anzi dovete averne la possibilità, giocateci. Dura anche abbastanza poco. Esattamente. Però anche se ha ricevuto ben tre nomination, Discovery non vince ancora un bel niente, perché questa volta c'è stata un hack che abbiamo reputato migliore persino a livello di trama. Sentiamo un po' quale. Stiamo parlando naturalmente di Pokémon Freedom, perché in effetti è una di quelle storie che fai fatica a concepire nel mondo Pokémon, perché narra un'ambientazione, un mondo completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati, ed è per questo che forse ci ha colpiti. Insomma, è un Pokémon dark, nel senso un'ambientazione molto più oscura rispetto al solito gioco Pokémon, un po' ansiogena. Sì, ricordiamoci, sì, che inoltre non è così facile deviare dalla linea principale del gioco, sì, e creare uno completamente differente. Sì, sì, esattamente, esattamente. Poi vabbè, ok, c'era anche Snakewood. Sì. Sì, certamente, però, insomma, vogliamo dirlo? Freedom è meglio. Ma ora passiamo a un altro premio, ossia il premio per la hack sorpresa, ovvero l'hack che non ti aspetteresti mai di vedere. E in gioco abbiamo... Sentiamo un po'. Ancora Pokémon Prism, Snakewood e Discovery, quarta nomination, attenzione. Ci dicono che c'è anche un concorrente speciale. Grand Theft Pokémon di Explosion 100. Grand Theft Pokémon. Ma che hack è? E qua di Explosion 100. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo ancora un hack GBC nel 2016. E già è tanto. Esattamente. L'hack che... Come descrivo Snakewood? Ci sono gli afro, ci sono i cavalluomini, c'è la morte, ci sono i draghi che... Ci sono i mostri. Ci sono i mostri. Aiuto i mostri! No, aiuto i mostri! E come possiamo descrivere? Non lo so. L'unica hack che si basa su un naufragio, se permette, fatta bene tra l'altro, e un GTA nel mondo dei Pokémon. Sì, mi mancava ancora Grand Theft Auto nei Pokémon. Però la cosa bella è che è fatta bene, nonostante tutto. Chiaramente cerca di sia ambientarsi che avere dei riscontri proprio sul mondo dei Pokémon. Quindi non è che ci siano queste grandissime sparatorie che si possono vedere in GTA, o comunque al massimo rapini nei negozi che e dopo i quartieri ti sfidano con un Sensi al 50 e le prendi. Eh certo. Però vabbè. Però, insomma, noi ci siamo sentiti di dare questo premio proprio a Grand Theft Pokémon, perché vabbè che ha tanti difetti, ha tanti problemi, ha tanti bug, quindi devi correggerli. Però c'è stato effettivamente un impegno che non è indifferente, quindi complimenti lo stesso. Esattamente. Vediamo un po' che premio manca. Già, l'hack che ci è piaciuto di più in quest'anno. Beh, che dici? Io non ho dubbi. Anch'io. Diciamo la 3, 1, 2, 3, Pokémon Gaia. Bravissimo. Cioè, le mega evoluzioni su GBA, cioè mica patatine. E comunque è un'ambientazione veramente fatta bene, scelta di tileset stupenda.
quello, devo dire, cioè sono fatto tutto molto semplice, che rimanda lo stiliro su fuoco, sì, ma propone qualcosa di nuovo ed è questo che ci piace. Esatto, non cerca di pomparla troppo questa grafica, però è comunque guardabile, anzi si concentra di più sulla trama ed è questo il suo punto forte. Esatto. Sai che è arrivato un momento piuttosto brutto del video, nel quale adesso dobbiamo anche recensire le hack brutte, dare loro dei premi e ci ritroveremo cose brutte come quelle che... canale. Fai respiro profondo. Dai va, cerchiamo di fare una roba veloce che ancora Saints Row 4 da finire mi sta chiamando. Dunque, hack brutte, da che premio partiamo? Ah no, aspetta, no, non dirlo, questo qua dovrei dirlo più che altro io. Il premio Frantumacrusca, ovvero le hack che più hanno distrutto l'italiano con, non lo so, qual è con l'apostrofo, un po' con l'accento sulla O e tante altre cose schifo, ma adesso chi abbiamo in gara poi, non ho capito. Allora abbiamo... Ma guarda un po', Pokémon Avventura Fento di Mega Bisharp, Pokémon Sole e Luna GBA di Pokéson Galleo, Pokémon Death Note di Anonimo, perché giuro non sono riuscito non a trovare un cazzo, io non l'ho più trovato, però c'è su internet. Poi abbiamo Reliquia Gotica di Hack Sponge. Senti, per non farla troppo lunga, ci sono tanti di quegli esempi sul canale che stare qui a ripeterli tutti staremo qui fino a domani mattina e sinceramente non ho voglia. Sai che io non ho affatto dubbi su questa nomination. Ti porterò un esempio che ho giocato io. Io darei il premio per Frantumacrusca a Sole Luna GBA. Io quel po' con l'accento e l'apostrofo te lo metto nell'orecchio. E comunque, se proprio avete voglia di morire dentro, basta cliccare sulla i che comparirà magicamente qui in alto e troverete tanti video bellissimi. Però andiamo avanti perché mi sta già venendo l'orticaria. E qual è il prossimo premio? Sentiamo. Il premio brutto bagarospo, ossia il premio che premia l'hack con più bug in assoluto. E vediamo un po' che cosa abbiamo ancora in gioco. Vediamo cosa dice la regia. Allora, abbiamo di nuovo... è tornato solo in una GBA ancora. Reliquia Gotica Pokémon Inside di Banet 97, ovvero il Banner. Poi abbiamo Shit Project di Zed Firon. Insomma, tra lampadine che fanno cambiare il personaggio così a caso, textbox che boh non se ne vanno e teletrasporti a caso che fanno crashare il gioco, non credo che da Pokémon Sole Luna GBA si possa andare più in basso, che dici? Quindi il premio per brutto pagarospo va a Sole Luna GBA. Quindi abbiamo già due premi per Sole Luna GBA, ci ti rendi conto a che punto siamo arrivati? Io non voglio aggiungere altro. Passiamo al prossimo premio, cioè il premio che si dà alle hack che riciclano maggiormente i primi due minuti di Rubino e Zaffiro. Dai, che abbiamo in gara? Dici tu o faccio io? Si chiama il premio ricettatore e i concorrenti sono di nuovo Shit Project, Reliquia Gotica e poi abbiamo delle new entry, ossia Pokémon Marron Mare di Descal e infine Pokémon Lavandone Remastered, sempre del nostro amicone. Aspetta, mi stai dicendo che non ci sia Sole Luna GBA? Cazzo ti ridi? Portarsi a casa questo premio, indovina un po', il Bano con Lavandonia Remastered, che non solo copia un hack di cui abbiamo già trattato, Pokémon versione Lavandonia. Cioè, praticamente lui ha usato il lavoro di qualcun altro, che già era fatto male, però... Sì. Cioè, almeno quello lì un minimo di qualcosa c'aveva, non si sa cosa, però qualcosa però ha fatto. Però c'era, esatto. Su quello lì non si può dire niente. Lui non solo ha preso il lavoro di qualcun altro, cioè ha sfruttato la fama, perché non è che ha preso la sua ROM e l'ha editata, no, ma, esatto, ma è troppo difficile. No. Ha preso Rosso Fuoco e... l'ha stuprato tanto, ma tanto.
E quindi il premio va al nostro Bano. Onesto. Bene, adesso passiamo al premio topografo, che praticamente, dai, lo faccio io visto che mi occupo di mapping prevalentemente. È il premio per le mappe peggiori proprio. E chi abbiamo in gara? From Software. No, non esageriamo. No, sì, siamo a quei livelli effettivamente. Vediamo chi abbiamo in gara. Allora, abbiamo ancora una volta Inside, Pokémon Reliquia Gotica, Marron Merda e Shit Project. Cazzo, nessun nuovo nome! Abbiamo appena stabilito un record! Ma adesso, spieghiamo un po' le hack. Abbiamo un hack che deve fare l'ambientazione e il suo punto centrale, non ci riesce manco a pagarla. Una regione che mischia i tileset come io mischio la polenta e sono bresciano. Un hack che usa davvero i tileset... Ok, abbiamo l'ambientazione che dovrebbe incentrarsi. No, abbiamo un hack che dovrebbe fare dell'ambientazione il punto centrale, ma non ci riesce. E ok, l'ho detto. Una regione che mischia i tileset come mischia la polenta. E ci siamo. Un hack che usa davvero i... Sir? No, io non ce la faccio, leggilo, ti prego. Dai, ti sfido, leggilo. L'ha fatta da te. Ma io mi chiedo, come cazzo si fa a usare i tiles di Sergio? Come? Come? Credo che dovrò finire io. È rimasto troppo scioccato il poveretto. Nonostante lo schifo di Sergio, il premio va a Shit Project, perché è riuscito a sbagliare persino i bordi delle mappe. E non so come sia possibile! Ma è una delle cose più semplici. Sono quattro rettangolini da fare. Quattro! Quattro di numero! Che si ripetono, non devi stare lì ogni volta. E poi comunque, parliamone, le mappe sono fatte con il culo. Vediamo di farla finita. Dai, il prossimo premio qual è? Sentiamo. Dunque, il premio Manzoni. Ovvero l'hack che farebbe invidia Monkey Island, da quanto ha una trama così ben fatta che... Dai, vediamo un po' chi abbiamo in gara. Allora, vediamo un po'. Abbiamo... Oh, ancora... Shit Project, Marron Schifo Merda, Avventura Fento perché ormai è abbonata e... No, aspetta. Rosso Fuoco Distorto. Perché l'ha inserito? Beh, Wishy, come cazzo si scrive, ha detto che, insomma, la trama della sua opera dovrebbe essere il punto centrale dell'hack, e quindi capisci che da quello che è uscito fuori non si può dire che si tratti proprio del miglior gioco uscito a livello di trame. Quindi la nomination, insomma, io ce l'ho messa lo stesso. Sì, ma qua c'è scritto che tu hai nominato vincitore Marron Merda, quindi scusa, perché inserire Whisky Cane come caspio si scrive per Rosso Fuoco Distorto? Sì, beh, in effetti Marron Merda fa cagare. Sì, sì, le battute sono molto belle. Avete finito, porca puttana. Però Rosso Fuoco Distorto, cioè, ha una trama del genere. Ciao! Cosa? Esatto. Sì, vabbè, senti, proseguiamo. Il prossimo premio è... Il premio perché esisto? Cioè, l'hack di cui nessuno sentiva il bisogno. Ah, tipo i remake inutili, quelle cose lì. E infatti, qua abbiamo... Qua c'è proprio da prendere appunti, signori. Perché abbiamo tanti di quei concorrenti che... Facciamo domani mattina. Allora... Ma se vuoi dico io, visto che comunque sei piuttosto scioccato e... Che dici? Prego, prego. Perfetto, abbiamo in gara ancora Shit Project, Sole Luna GBA, XY GBA, Lavandonia Remastered, poi abbiamo Marron Merda 2 e The Skull, quindi si inseriscono adesso in questo concorso, Pokémon Final Red di Sage e Pokémon versione spugnosa e giallo Saiyan di Axponge. In breve abbiamo... un progetto veramente di merda
pseudo porting di giochi per 3DS, un hack ancora più brutta dell'originale, un seguito inutile, l'ennesimo remake ancora più inutile di Kanto, che davvero vi siete ancora rotti i coglioni di quella regione di merda, e improbabili spin-off con SpongeBob. Cameriero! E Dragon Ball. Il vincitore è Pokémon Final Red di Sage. Veramente, a che cazzo serve un altro remake di Rosso Fuoco? Che già Rosso Fuoco è un remake di Rosso, quindi Final Red sarebbe il remake del remake su GBA! Nostalgia dei miei punti. Mannaggia, ma veramente, il mondo è una merda per loro, ti rendi conto? Dai, va, passiamo per l'ultimo premio! No, aspetta... Intendi l'hack peggiore? La peggiore di tutte! Sì! La più brutta! Sì! Quella che va più bestemmiare? Sì! Quella con la grammatica peggiore! Sì, scusa. Qual è? Sentiamo. Allora, qua c'è da fare una regola un po' strana, perché... siccome abbiamo giocato più che altro hack di merda, ma veramente tante. Ma veramente tante. Ci vogliamo malissimo. È stato un po' difficile metterci d'accordo per, insomma, decidere l'hack peggiore, proprio la più brutta di tutte. Quindi, eccezionalmente, avremo ben due vincitrici. E volete sapere quale sia la mia? Lo scopriremo dopo che Paco avrà detto la sua! Devo davvero... Sì. Sì. Ma non posso... Sì, no, cioè, no. Perché dopo. No. Fallo, tocca a te. Ma è brutto. Lo so che è brutto. Pokémon, Sole e Luna, GBA. Perché? Non ho mai trovato una così brutta, così bagata, così sgrammaticata, che esca di casa e mi ritrovi a casa del mio vicino con la madre che non esiste. E poi c'è Ok che dovrebbe essere Kukui, però si chiama Ok e non è nero. E apro il menu start e mi si bugga il gioco, mi si resetta. Non ho mai trovato un hack così frustrante. Dai, ora io ho detto la mia, la tua quale sarebbe? Su. Volete davvero saperlo? Ah, io sì. Pensa un po'. Lo sapete perché non ho messo Pokémon Outlaw nelle precedenti nomination? No, non ne ho idea. Perché se fosse stato per me, le avrebbe vinte tutte. A tutte! Davvero? Allora, ha una trama che, non so, il tuo gatto la scriverebbe meglio. Cos'è? Usa la stessa cazzo di regione perché non aveva voglia di editare e la peggiora pure. Vero? Gli script fanno schifo. Sono 90% riciclati e quel 10% che ha fatto lui è tutto fatto a merda. Degli sprites che davvero non avevo proprio bisogno di dormire questa notte. Ma soprattutto non coinvolge. Non me ne frega un cazzo dei nigga del ghetto. Che poi ghetto, cioè quella roba lì è... Che poi più che nigga erano karateka neri. No, ma io sto parlando del ghetto. Il ghetto erano delle grotte. Delle grotte! Sì, ora mi ricordo, giusto. Cioè, ok, che il ghetto non sarà mica un hotel a 6 stelle extra lusso, però... Non penso neanche di trovarmi in una caverna a vivere. Con dei buchi coperti da rocce dove la mappa non esiste perché si deve bagare tutto perché il creatore è una testa di cazzo. Ci sono anche le cassette della posta. No, veramente. Smettiamola qua perché potrei dare di botto per davvero. Bene, il video è finito, vi invitiamo ovviamente a lasciare un mi piace, a condividerlo e inoltre magari anche raggiungerci su Discord, che dici? Se avete voglia di dire cazzate. E comunque noi speriamo davvero che questo video di merda vi sia piaciuto, perché non avete idea di quanto ci abbiamo messo a realizzarlo.
Che ne dici? Potremmo renderlo un appuntamento annuale, non lo so. Cazzo, a inizio anno faremo questa classifica ogni volta. Che dici? Cazzo, non vedevo l'ora. Sono comunque dei soldi in più dentro, Vabbè, se volete lo potremmo anche fare. Nel senso, se mi avanza un po' di sanità mentale, tra un hack di merda e l'altra, forse potrei... Sì, sì, va bene. Sì, no. Quindi... Quindi, se vi è piaciuto, fatecelo sapere nei commenti. E vi salutiamo qui dal buon Paco, Zeffo e il nostro unicorno. Anzi, no, aspetta. Aspetta. Prima di chiudere, vorrei fare un discorso serio, nonostante l'unicorno che mi sta abbracciando. Sì. Mi voglio rivolgere specialmente a chi fa le hack, perché questo è un canale che fa questa cosa brutta. Ma soprattutto a chi fa le hack di merda, e specialmente chi è comparso anche in questo bel video. Non ve la dovete prendere, cioè nessuno vi impedisce di mettere su internet le puttanate che fate in 5 minuti della vostra vita. Cioè, dovrebbero, però non è il caso. Però se poi mettete queste cazzate su internet, questo è il risultato. Cioè, non meravigliatevi. Piuttosto, imparate un pochino a usare i programmi e potrebbe uscire qualcosa di bello, circa, come GTA oppure Pokémon Freedom, che nonostante tutto sono stati abbastanza divertenti con me. Mi ha soddisfatto. Sì, sì. Niente robe alla Light Platinum, però qualcosa di normale, tipo... Ciao a voi. Secondo noi è meglio un hack che ci impiega magari 5 anni ad uscire, ma che si è fatta bene, piuttosto che una per cui ci impieghi 2 giorni e poi la metti su internet. Sì, perché c'è tanta gente che è venuta a dircelo, ma è meglio un hack che esce ogni 2 giorni, però almeno ci giochi, piuttosto che una che non esce mai, ma che poi è fatta bene. Allora, ho seri dubbi su questa innanzitutto, cosa. L'hacking è un hobby, cioè nessuno ti obbliga a fare le hack ROM. Quindi se non dovesse uscire una cosa, non è che devi stare qui a fare crociate perché non sia uscita. Però preferisco che non esca piuttosto che ritrovarmi in certe cose. Facciamo un paragone con i sistemi operativi di Windows. Esattamente. Preferite un sistema operativo che esca appunto ogni 5 anni, ma che sia perfetto, velocissimo, che non si blocchi mai? Perfetto con Windows. Sì, vabbè. Oppure un sistema operativo come Vista, che esce tipo ogni 2, però per andare a ritrovare i tuoi files devi richiamare un investigatore privato. Quindi rifletteteci. Salutiamo tutti Windows Vista e 8 che ci seguono sempre. E niente, scherzi a parte, il video è veramente finito. Le cose che vi hanno detto prima rimangono tali. Se volete che questo tipo di video diventi un appuntamento annuale, fatecelo sapere, anche se penso di sapere già, diranno tutti sì, esatto. Perché loro si divertono a vederci soffrire. E niente, seguiteci sugli altri social e noi ci vediamo al prossimo video. Ora, se non ti dispiace, devo andare a cacciare un unicorno, vieni con me. Guarda, ho messo i pantaloni che già apposta, pensa un po', vieni qua tu, ti scuola.